Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: tornata in Italia dopo essere stata eliminata da L'Isola dei Famosi, Natalie Caldonazzo è riuscita a litigare anche in studio. Durante la pubblicità, l'ex star de Il Bagaglino e Christopher Leoni hanno iniziato a battibeccare. Poco dopo, in diretta, Ilary Blasi ha voluto indagare. Non mi va giù quello che ha detto e continua a dire che io mi sarei infilata nel suo letto, ha sbottato Natalie Caldonazzo. Intanto è venuto lui nella mia capanna parlandomi male di tutti quanti. Poi si è messo nella mia capanna pieno di pustole senza dirmelo. Una notte io dormivo. Sai quando pensi di stare da sola? Ti giri così e ti capita la gamba? Lui è andato a dire a tutti che io ci ho provato con lui e mi sono infilata nel suo letto. E continua a dirlo. Io non litigo con nessuno. Non solo una volta, ma due volte la trovo nel mio letto e dico: scusa Natalie, ti puoi spostare? Ah, non mi sono accorta. Ha insistito il naufrago. Christopher, ti prego. Ha ribattuto la showgirl. A gettare acqua sul fuoco è intervenuto Enrico Papi. Ma di che parlate? Andiamo avanti. Vladimir Luxuria non ne ha voluto sapere di far passare la cosa in sordina. Se anche fosse vero, e non è vero, trovo davvero squallido che tu dica adesso una cosa del genere qui, ha rilevato ricevendo l'applauso del pubblico in studio. Christopher Leoni è un attore e modello brasiliano. L'Isola dei Famosi non è la sua esperienza televisiva. Nel 2017 ha partecipato alla 12ª edizione di Ballando con le Stelle, gareggiando in coppia con l'insegnante di danza Ekaterina Vaganova. Christopher Leoni è legato alla designer Francesca Versace, figlia di Santo e nipote del compianto Gianni. La coppia ha due figli, Eila e Santo. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen older men, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody, or if there is just